this intervention, A Space to Hold, that I did together with a group of workers from Campobello di Mazara that work in agriculture, it is not the object itself of this hut that is significant, but it was the process of being together, constructing it and exchanging critical thoughts about how we can be together, how we can practice solidarity in Europe with people that are rendered invisible in the society but are very crucial to our economy, to the food chain, and where we are all complicit in this injustice and exploitation that they suffer from. I've launched an information and awareness campaign on the severe exploitation systems in Italy, especially in agriculture and especially in tomato fields, so southeast of Italy, in Apulia. On Agromafia currently I am collaborating with Ivan Sagnier, which is the founder of No Cap, which is a campaign and a reality that brings in the market products that are slavery free, that comes from situations in which workers and earth is protected and respected. Sono qui dopo due anni per aiutare i braccianti di Campobello di Mazara. Qualche giorno fa il ghetto è andato a fuoco, l'ennesimo rogo a Campobello. Il problema di Campobello è un problema nazionale, non è un caso isolato. Lo sfruttamento e il caporalato colpiscono tantissimi braccianti. Stasera c'è un'assemblea per unire la forza lavoro, per capire ai braccianti che insieme ce la possiamo fare. Noi chiediamo alle istituzioni regionali di disporre per i braccianti degli alloggi, perché non si può continuare a vivere nella schifezza di Campobello di Mazara. Dove c'è mancanza di rispetto, dove c'è mancanza di diritti, dove è sfruttamento, e quindi parliamo di questi ragazzi. Sono i ragazzi che fanno il lavoro agricoltori, sono i ragazzi che fanno un lavoro così duro, ma sono anche i ragazzi che sfruttano, che fanno due lavori ma senza avere contratti, che vivono una mezza del nulla, senza luce, senza acqua. Due settimane fa è stato un change lì nel ghetto, dove è morto anche uno dei ragazzi. Hanno perso centinaia di documenti, loro soldi, anche loro negozi, anche loro macchine. La notizia è già ovunque, ma il posto c'è tanto da fare, ma c'è poco fatto. Quindi noi cerchiamo di portare questa cosa in Campobello qui a Piazza Mediterraneo, a raccontare chi sono questi lavoratori, anche le condizioni che vivono lì, ma anche le loro proposte che vogliono. Allora, il tema del caporalato purtroppo riguarda tutto il paese e colpisce circa 500.000 braccianti. E in Sicilia in particolare la situazione è molto più drammatica nella parte orientale, nella zona del Ragusano e del Siracusano, dove abbiamo lì circa 40.000 lavoratori che vivono e lavorano in condizioni disastrose. Per cui noi chiediamo che la regione Sicilia, che è indietro rispetto alle altre regioni, predisponga già i fondi che hanno a disposizione nella lotta al caporalato. Quindi più controlli nei luoghi di lavoro, più case per i lavoratori che vivono negli insediamenti informali, un sistema di trasporto adeguato per portare in modo sicuro i lavoratori nei luoghi di lavoro, e dall'altra parte bisogna creare un sistema agricolo, una filiera etica, in modo che il consumatore che compra quei prodotti siciliani sappiano che dietro a quei prodotti c'è una manodopera rispettata. Questa bracca qui dietro, quando lo facevamo, c'erano giornalisti che avevano il martello, un chiodo a fare una solidarietà, che magari la loro vita non ha mai fatto un brac. Ci sono gli avvocati che non ho mai toccato, ma insieme abbiamo fatto questo brac. Quindi io ho visto che l'arte può riempire il buco che manca sulle lotte. Siamo attivisti, ma dentro attivisti chi siamo? Giornalisti, avvocati, lavoratori agricoltori, ristoranti, siamo noi attivisti che lottiamo per i diritti umani. Quindi siamo diversi tra mente e vita, ma sulla lotta siamo tutti compagni. But my desire was to create a forum where they are actors themselves, where they can speak things that they know how to speak about and what to share. So not things that I'm interested in them saying, or there's an expectation in the public to hear. So I was really looking for a form that they feel comfortable in.
And this act of creating a hut that they do annually, monthly sometimes, like their huts were burned 2 weeks ago, so they had to reconstruct all the camp. It's an act that they feel confident, and it's an act that they feel powerful doing. So for me, this collaboration was about finding those moments with them, then handing the space over to them to create this moment together with the public. So also giving this responsibility to them and to the public to find that space while constructing the hut together, while writing lists of things they've lost in the fire together, to have an encounter, to talk about what matters and how, and really feel, sense in this body-to-body space, how can we be together? How can we put a society in pieces together like we put these pieces of wood? So this collaboration has been interesting also with Sheikh, who has lived there, but now lives in Palermo. So he has been someone who introduced me to them. They had his trust, and then gradually I gained also their trust, and we could work without him being present as well. We found our own language.